Come ho già detto più volte, ci stiamo pian piano spostando verso Leggende Pokémon Arceus, che uscirà in tutti i negozi e nel Nintendo eShop tra meno di 2 mesi, dunque ormai ci siamo veramente. E in questo video parleremo degli ultimissimi leak riguardanti il nuovo videogioco sviluppato da Game Freak. Ciao ragazzi, io sono Viglio e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Next. Come sempre, prima di cominciare vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciare un mi piace al video e commentare con tutto ciò che ne pensate, come sempre per supportarci e farci crescere. I leaker si stanno di nuovo muovendo su Leggende Pokémon Arceus e uno dei più importanti, se non il più importante di tutti, è un utente Twitter di nome NihilegoQ che ha postato ultimamente nuovi tweet riguardanti Leggende Pokémon Arceus. Uno degli ultimi tweet riguarda le nuove forme regionali che vedremo in questo videogioco, ovvero le forme della regione di Hisui. Alcune di esse già le conosciamo, come Growlithe, Braviary o Zoru e Zoroark, che sono gli ultimi che sono stati rivelati. Ma il leaker ci ha tenuto a far sapere nuovamente che in totale nel videogioco ci saranno ben 17 nuove forme regionali, che per un videogioco che non è un gioco di nuova generazione direi che è un numero abbastanza accettabile. Oltre a quelle che già conosciamo, possiamo aspettarcene altre, come ad esempio le evoluzioni finali degli starter, che sono state anche comunque anticipate dal leaker stesso, e altri Pokémon come Voltorb, Electrode, Arcanine e così via. Insomma, dei 17 Pokémon previsti secondo il leaker, comunque alcuni già ne conosciamo, pur non avendoli ancora visti. C'è in particolare però un altro utente di Twitter che ultimamente ha riscosso un po' di rumore all'interno della community Pokémon e che ha pubblicato un tweet con l'hashtag PokémonLeak o LeakPokémon, con una foto contenente tutti i 17 Pokémon regionali che riceveremo nel gioco e i 7 nuovi Pokémon che saranno inclusi in Leggende Pokémon Arceus. Non sappiamo ovviamente se questo leak era affidabile o meno, ma i vari rumor delle scorse giornate e anche alcune conferme da parte di altri leak sembrerebbero puntare alla veridicità di questo post. Nell'immagine che state vedendo, tralasciando un momento le forme regionali, voglio concentrarmi infatti sui 7 nuovi Pokémon. Oltre a quelli che già conosciamo come Clevor, Basculigion e l'evoluzione di Stuntler, l'utente confermerebbe una nuova evoluzione per Sneasel, Ursaring e Quillfish. E in particolare, osservando le scritte che ha inserito nella foto, per quanto riguarda Sneasel e Quillfish sembrerebbero essere delle forme evolutive delle forme regionali di questi due Pokémon che otterremo nella regione di Hisui, mentre per quanto riguarda Ursaring sembrerebbe invece un'evoluzione diretta del Pokémon che già conosciamo, ma ovviamente esclusiva della regione di Hisui. Non esisterebbe un Teddy Ursa della regione di Hisui, ma bensì un'evoluzione diretta di Ursaring. Oltre a questo confermerebbe anche una nuova forma per i 3 Pokémon leggendari della regione di Unima, Tornadus, Thundurus e Landorus. Nuove forme che furono già discusse nelle precedenti settimane. Per quanto riguarda le forme regionali di Hisui, anche qui confermerebbe Avalug, Goodra, le 3 forme finali degli starter, Arcanine Lilligant, la linea evolutiva di Voltorb e anche una forma Hisui di Basculin che ancora non abbiamo visto. Non sappiamo ovviamente se tutto questo verrà confermato, ma le voci, i rumor sono talmente insistenti che dovrebbero essere effettivamente queste qui. Fatemi sapere nei commenti se sareste soddisfatti di vedere questo numero di nuovi Pokémon o preferireste anche vedere altre creature rispetto a quelle che sono ipoteticamente confermate in Leggende Pokémon Arceus. E noi ci vediamo al prossimo video.